premetto che saluto ogni evento culturale, ogni realtà culturale che certamente favorisce la crescita anche culturale di Taranto. Quindi, per quanto riguarda il MUDIT, Museo degli Illustri Tarantini e Casa di Cesare Giulio Viola, nulla questio. Però ci sono alcune situazioni particolari che ho avuto già modo di evidenziare e di stigmatizzare in commissione. Se da un lato l'inserimento nell'elenco del patrimonio indisponibile del civico ente mi trova favorevole, perché d'altronde stiamo parlando di una realtà che fa parte proprio del patrimonio, della storia di Taranto, è legato ovviamente ai suoi uomini illustri e quindi è, come dire, un patrimonio, una realtà inalienabile, imprescindibile e inscindibile dall'ente civico e quindi dalla possibilità di alienarlo. Però, per quanto riguarda il trasferimento della gestione alla direzione cultura, sport ed eventi, ho parecchie riserve. Riserve che già relativamente al MUDIT ho avuto di evidenziare in commissione circa la scelta attraverso un'assoluta discrezionalità da parte del sindaco, da parte dell'amministrazione comunale. Perché, vedete, sarebbe stato opportuno fare un regolare bando, o meglio chiedere delle disponibilità in base però a precisi requisiti, a precise caratteristiche, rispetto alle quali caratteristiche più soggetti per la direzione potevano avanzare la propria candidatura. Avremmo avuto davvero un concorso, tra virgolette, di intelligenze, di professionalità, ma senza stabilire i criteri, senza stabilire i requisiti, si crea una discrezionalità assoluta da parte del sindaco, dell'amministrazione comunale, e poi certe scelte di direzione diventano scelte assolutamente politiche, che avranno certamente un presupposto tecnico, però la scelta è tutta politica e si sa come funziona oggi la macchina, perché tantissimi incarichi, anche tecnici, sono incarichi politici e poi vediamo tanti soggetti tecnici o pseudotali che puntualmente sono finiti candidati nelle liste dell'attuale sindaco. Cosa lecita, per l'amor di Dio. Però chiaramente quando parliamo di un MUDIT, quando parliamo di cultura, se dobbiamo fare cultura con la C maiuscola, sarebbe stato opportuno identificare, tipizzare delle caratteristiche, dei requisiti, ancorare la scelta a questi requisiti piuttosto che dover accontentare politicamente qualcuno. In questo senso, in questa direzione, il mio voto contrario relativamente al trasferimento della gestione del MUDIT alla direzione cultura, sport ed eventi. Concludo dicendo che la cultura, se la vogliamo fare davvero con la C maiuscola, non dobbiamo politicizzarla.